va qua? Tutto bene? Seduti su queste poltroncine vellutate? Si sta bene? Siete in prima fila? Vi torturo stasera. No, comunque è il teatro, no? Non so se avete visto quando siete entrati con la luce, il lampadario, l'orchestra dal vivo. Io, attore vivo, no? Sono vivo. Sì, sì, sono vivo. Mi posso impappinare, posso sbagliare e sbaglierò. È una magia. Questa, signori, è la magia del teatro. Voilà. Cosa ne pensi della musica classica? Allora, penso che sia fantastica. Sia una forma d'arte, quindi va rispettata come tutte le altre tipologie di musica. Al liceo pensavo che chi ascoltava musica classica fosse uno sfigato. Fagotto, posso sentire una notina del fagotto così? Posso chiederti una cosa? Mi puoi fare un commentino tipo po' mentre vado là? Grazie. E comunque ragazzi, se avete bisogno di qualsiasi cosa, mi raccomando, non chiedetelo a me che sono già pieno di problemi, grazie. Lo Schiaccianoci parla di un amore adolescenziale, un'infatuazione di quelle che capitano a tutti i giorni. E praticamente durante la notte di Natale la protagonista si innamora di uno schiaccianoci. Proprio l'oggetto per schiacciare le noci. Lei signora è mai stata innamorata di uno schiaccianoci? No, uno spremiagrumi, bella patate. Il prossimo compositore è il mio preferito? No, ma uno che va veramente forte si sente in giro. Amadeus Mozart, voilà! Allora, la prossima melodia ve la faccio sentire. Fa così. Siete pronti? Grande. Io farò un motivetto che sfonderà e vi dirò il perché. Ascoltare la musica dal vivo che non c'è l'interruzione della pubblicità. Hai presente quando stai ascoltando un brano dal vivo e viene interrotto da un annuncio pubblicitario?